La seconda puntata della storia della Lazio Calcio 8. Pizza Boom Trastevere, tecnica sopraffina ma sofferenza contro le squadre fisiche. All'Italia arrivano rinforzi per staccarsi dall'ultimo posto, ma sarà dura. Nella scorsa settimana abbiamo iniziato a raccontarvi la storia di una delle squadre più anziane della Lega Calcio 8. Dopo un primo assestamento, la Lazio arriva in Serie A2 e disputa una gloriosa stagione. Il 2011-2012 è infatti l'anno delle infinite sfide contro il Superciccio. I biancocelesti giocano ben due finali contro questa squadra, la finale di Coppa Italia di Serie A2 e la finale di campionato della Serie A2. La Lazio vince la Coppa Italia ai calci di rigore dopo un 3-3 in cui c'era stata una doppietta di Di Carlo e la rete che pareggiava l'incontro da parte di Zanetti, il che gli permette di avere la promozione per la stagione a venire in Serie A. Obiettivo doppia promozione quindi centrato dagli uomini di Cese, un risultato che difficilmente verrà bissato in futuro da altri team. Ma la Lazio non ha avuto molto tempo per festeggiare. In finale di Serie A2 arrivò infatti la sconfitta nel rematch con il Superciccio, in una cornice spaventosamente bella allo Stadio Flaminio, con tanti rumorosi tifosi della Lazio pronti a sospingere la loro polisportiva oltre l'ostacolo. Abbiamo fatto un ottimo campionato, siamo riusciti a vincere la Coppa Italia, poi abbiamo, e con la Coppa Italia siamo passati in Serie A, poi abbiamo fatto anche la finale scudetto, diciamo, della Serie A2 al Flaminio. È stata una bella esperienza. Queste due partite, una vinta ai calci di rigore, quella ci ha dato poi la Serie A, poi invece quella al Flaminio abbiamo perso 2-0, loro si sono dimostrati più squadra, ma noi avevamo raggiunto l'obiettivo, era una cosa fantastica anche perché c'erano tanti tifosi. Momenti che rimarranno nel cuore di chi ha avuto l'onore di viverli, a giudicare dall'emozione con cui li racconta il presidente Cese ai nostri microfoni. Quell'anno, diciamo, è stata una battaglia a due tra noi e il Superciccio. Loro hanno vinto il loro girone, poi ci siamo affrontati sia in finale di Coppa Italia sia che nella finalissima al Flaminio. Diciamo che abbiamo fatto una partita per uno, abbiamo vinto noi la Coppa mentre al Flaminio hanno vinto loro. È stata comunque una bella esperienza in un impianto, insomma, storico di Roma, quindi è stata comunque una bella giornata al di là del risultato comunque. Vi abbiamo raccontato anche la fase centrale della vita sportiva della Lazio Calcio 8. La prossima settimana non perdete quello che sarà l'ultimo appuntamento con questo Amarcord biancoceleste, con i ricordi della prima stagione in Serie A degli Aquilotti. Daniele Rossi, Enrico Stornelli, Riccardo Giannini, a volte la tecnica sopraffina non basta. Il Pizza Boom Trastevere, reduce da due vittorie consecutive in risalita in graduatoria, soffre cronicamente, soprattutto ad inizio match, le squadre che puntano sul dinamismo e la forza fisica. Rossi, con il solito stile unico nel suo genere, ci scherza su. Il motivo è quello, diciamo, un po' più simpatico, è perché siamo vecchi e con l'artrosi e quindi ora che ti metti in moto la sera è dura. Il capitano poi però focalizza i motivi. Invece quello vero è noi che siamo un po' troppo sicuri spesso a volte di noi, quindi uno entra in campo che fa l'allungamento di meno, lo scattino di meno, si mette a difficoltà subito nei primi minuti, tu sbagli un controllo, loro vanno dentro invece rapidamente, in velocità, di forza. La spiegazione della squadra dai piedi buoni è veritiera, ma non basta, forse è un fatto di testa, di concentrazione, anche perché i finali di gara dei giallorossi sono sempre stati in crescendo. Dopo la pecca si trasforma magari invece in arma, cioè siamo comunque notoriamente una squadra tecnica e quindi poi dopo la qualità viene fuori. Giannini torna dall'infortunio al dito del piede e Rossi cresce di intensità di match in match. Guardando la classifica si scopre che la settima piazza fu anche quella della scorsa deludente stagione, un risultato da non ripetere, i giallorossi puntano in alto, la Lazio è avvisata. Nella vita, nel calcio, insomma, si cerca sempre di migliorare e soprattutto facendo tesoro delle annate esperienze precedenti. Sicuramente i playoff devono essere per forza il nostro punto di arrivo. La stagione è lunga e la storia tutta da scrivere al Pizza Boom. Si gioca per vincere, parola del capitano. Sosta natalizia in Serie A di Lega Calcio 8, a sole 3 giornate dalla fine del girone d'andata. È tempo di bilanci e in casa l'Italia. I conti sono tristemente in rosso, una sola vittoria datata 30 ottobre inferta ai danni della Lazio Calcio 8, anch'essa ultima in classifica.
Zero i pareggi, ma ben 9 le sconfitte, che spaziano da quelle disastrose subite contro il Professione Casa per 0-5 e la Venere in Bikini per 1-6, a quelle più immeritate rimediate con gli Hammers 4-3 e con il Pizza Boom Trastevere 2-3 la scorsa settimana. I numeri sono impietosi, ma sono anche figli dello sciagurato inizio di stagione, poiché le ultime giornate, escludendo l'incontro impari con la Venere in Bikini, avevano mostrato una l'Italia in crescita dal punto di vista del gioco e dell'approccio alla gara. I risultati arriveranno anche in vista di alcune importanti novità. Rientreranno dagli infortuni giocatori fondamentali che certamente contribuiranno a stringere qualche vite in difesa. Noi abbiamo due ragazzi infortunati che sono Emanuele Saladino e Davide Zini, che però ce ne avranno almeno per un mese e mezzo, quindi se ne parlerà a fine gennaio, insomma, se tutto va bene. Dal mercato invece arrivano due nuovi acquisti che dovranno rimpinguare il bottino offensivo dei Verdi. Ho messo dentro la rosa tre nuovi ragazzi. Paolo Figura era un ex della Venere in Bikini, infatti è stato svincolato da loro, quindi l'abbiamo tesserato. E poi altri due ragazzi, una punta e un difensore centrale. La società si sta muovendo concretamente per risollevare una stagione partita malissimo. Ora tocca al campo tramutare le buone intenzioni in punti da aggiungere in classifica. Ora è il turno di chi gioca.